grazie anche al ristorante giapponese che si chiama Yume o Wine Sushi. Splendido, siamo in Viale Simonazzi, quindi accanto, esattamente accanto alla gelateria. E il nostro racconto inizia facendo vedere i dolci, no? I gelati. Tartufo artigianale bianco, splendido. Eccola qua, la carta dei dessert. Quindi cucina giapponese, grazie intanto per aver acconsentito. Siamo in un momento di pausa, quindi. Sono le 15 quasi e quindi i tavoli sono. Poi adesso non ci può neanche essere il. E quindi grazie prima di tutto perché ci sono persone che si trincerano dietro il fatto che c'è il Covid, non si può invece. Eccola qua l'app e facciamo vedere appena appena la cucina, gli arredi, gli elementi di arredo splendidi. Non so se sia una cioccolata questa. Welcome. Ah, Fortune Cookies. Iren, bello. Questo è il tavolo. Stato. Le nostre visite non sono mai annunciate, quindi sono le più realistiche possibili. Ed è bellissimo far vedere. Mi affaccio appena appena senza far vedere, faccio vedere, senza far vedere il viso. Che meraviglia, il riso. Magari è il momento del pranzo per. Giapponesi o cinesi voi? Tutti giapponesi. No, voi, tutti giapponesi. Quindi invece la cucina è giapponese. Siamo, dicevamo, in Viale Simonazzi ed è bellissimo. E la cosa più bella che ho già visitato come utente, faccio vedere. Mi lascia far vedere la toilette che è bellissima. Grazie. Splendida. Brava. È bellissima. Sono appena stato e quindi profumata e con la cromoterapia straordinaria. Come si chiama, me lo dite? Cosa? Come vi chiamate voi? Solo i nomi, eh? Stella. No, quello mi piacerebbe quello cinese, non quello italianizzato. Faccio vedere la sala di sotto. Senza Covid, qual è la capienza? 100 persone, no? 50 persone. Stella con il suo staff. Bello, begli ambienti, bel tutto. Tanta roba. Grazie perché ai tempi del Covid. Aumenta la diffidenza, aumenta il cattivo umore e così. E qui sono stati estremamente gentili. Qui c'è un'altra parte, vedete? Yume Wine Sushi. Eccolo là. Bello, splendido. Grazie. Le dicevo, io mi chiamo vannizzagnoli.it, ma se non lo trova, chiede a Simone che sa a memoria, mi conosce da molti anni, sa dove trovarmi, insomma. Grazie di cuore, anzi vi rubo due bigliettini, esatto, ma perché li colleziono? Uno, due e tre, ne ho una triplice copia. Okay. Sì, prendo pure. Quindi Stella e poi gli altri nomi? Mi piacerebbe, almeno il suo cinese me lo dice, no? Oh, e gli altri? Non lo so. Magari lui Luca. Non ce l'ha il nome italiano, strano. Grazie di cuore, eh? Buona giornata a voi, a presto. Splendida, splendido racconto. I luoghi, no? I luoghi sono sempre per noi altro che stimolanti, quasi inebrianti. E altro che se una violazione viene considerata, sì, una violazione della privacy, una violazione di passi. Adesso potrei anche andare a Civitanova Marche, anche no, potrei prendere il treno. Non so, l'ho preso una sola volta con il Covid, ma insomma, è tutto materiale perduto. Buona giornata, vannizzagnoli.it. Anche per TVB85. Avrei voluto dialogare sulla cucina cinese, sulla cucina giapponese, sulle differenze, no? Cucina cinese è comunque più rituale. Meno particolare, meno ricercata, più, sì, più diffusa, anche più banale, ma splendido. Fa freddo, la realtà è che oggi fa freddo. E allora, grazie sempre a lor signori, signori e signorini, diceva il mio amico Ludovico Berruti. Grazie.